Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora in questo video voglio rispondere a un tag che ho trovato un po' di tempo fa sul canale della signorina Rottermeier. Il canale si chiama Quanto sei italiana? Sono diverse domande, ve le lascio anche giù nell'info box, così se volete, se avete voglia, avete un canale o mi volete rispondere solo attraverso un commentino, sarò felicissima di leggerlo. Allora, prima domanda: quanti caffè bevi al giorno con quanti cucchiaini di zucchero? Allora, nella media prendo un caffè nel latte, un caffè subito dopo il latte e un caffè dopo pranzo. Questa è la media, la norma, diciamo. Però capita spesso che se ho ad esempio il turno molto presto la mattina, a queste 3, quindi a quello post latte si aggiunge un altro paio durante la giornata, mattinata, e quindi arriviamo già a 5, oppure se mi incontro con qualche amica, o vieni a casa o vado a casa sua, me ne si aggiunge un altro, quindi diciamo che in media sono 3, ma cerco sempre di non superare almeno le 7, diciamo così, anche perché c'è stato un periodo durante l'università in cui sono arrivata a trangugiare anche una quindicina di caffè al giorno. Ero praticamente super schizzata, però piano piano ho diminuito la dose. Invece, per quanto riguarda i cucchiaini, metto un solo cucchiaino abbastanza raso e tipo quando lo prendo al bar, la bustina non ne metto più della metà perché diventa troppo zuccherato e non mi inizia a disgustare, non sento più l'odore e il profumo del caffè, ma quanto quello dello zucchero. Seconda domanda: la tua pizza preferita? La margherita. Io amo la margherita, l'ho sempre mangiata da quando ho memoria. Per me entrare in pizzeria significa già pensare alla pizza margherita. Tante volte mi diverto a sfogliare il menu per vedere che cosa può proporre una pizzeria nuova, eccetera, ma puntualmente quando arriva il cameriere, Margherita. A volte ho un twist di emozioni e la prendo con il bocconcino di bufala, che è ancora più spettacolare, ma deve essere proprio un'occasione più unica che rara, proprio che mi voglio prendere una soddisfazione personale. Però tante volte mi capita che se sono in compagnia o delle ragazze di pallavolo, il mio fidanzato, cerco comunque di smezzare o comunque regalare o far cambio con un quartino di pizza. Però alla margherita non riesco a rinunciare. Non mi ci vedo proprio andare in pizzeria, sfogliare e dire: ok, stasera capricciosa. Probabilmente quando succederà una cosa del genere, mi devo iniziare a preoccupare. Passiamo avanti. Allora, la tua pasta preferita di scoperta, cioè di scoperta, no, di recente scoperta. Sorry. La lasagna napoletana, cioè la lasagna con le mini polpettine all'interno e, se non erro, ricotta, besciamella, uova, sode. Non ricordo cos'altro più. L'ho scoperta ora a 34 anni, è stato amore a prima vista, è diventata la mia pasta preferita, ha scavalcato i ravioli della nonna con la ricotta, la lasagna bolognese, non lo so. Qual era l'altra pasta che adoravo? La Norma le ha scavalcate tutte. Wow, veramente amore a prima vista. Passatempo tipico italiano preferito. Qua un attimo di difficoltà, nel senso, quale può essere un tipico passatempo italiano? Se immagino, ricordi, eccetera, tipo di come ci vedono le persone straniere a noi italiani, pizza, birra e mandolino. Non sono il mandolino, mi piace la birra, ma no. Come giocatori di carte avanti al bar, allora no, neanche quello. Domenica sportiva, già là,
Potrei dire sì, può essere un passatempo tipico italiano che a me piace tanto, quindi lo sport in generale, guardare e praticare sport. Non so quale potrebbe essere veramente un passatempo tipico italiano che piace anche a me. Vediamo un po' Google che mette se scrivo passatempo tipico italiano. Passatempo tipico italiano. Leggere libri. Io non sono una grande lettrice. Ok, giocare con la palla, che sono giochi tipo i giochi da cortile dei bimbi. Gioco balilla, no, io non ho mai giocato con il calcetto, diciamo. Birilli, no. Diciamo che io non ho un passatempo tipico italiano. Sì, lasciamolo così. Una frase in dialetto. Anche qua un po' di difficoltà perché la mia famiglia e io compresa siamo un po' un miscuglio, un cocktail di dialetto e provenienza, sempre del sud Italia, ma diciamo spaziamo dal napoletano, provincia di Napoli, salernitano dove ora siamo a Salerno, provincia di Potenza, un piccolo paesino della provincia di Potenza, o una parte della mia famiglia in Calabria, no, abbiamo anche una parte di famiglia in Toscana, Milano, quindi non ho un dialetto fermo, diciamo, ma sono un po' un miscuglio. Mi verrebbe da dire in salernitano, però non so neanche se è un detto, mi verrebbe da dire dico grazie a mamma, c'era pure una vecchia canzone di un gruppo rap salernitano che si chiamava Dico Grazie a Mamma. Però sento dei rumori strani in camera, come se fosse entrato un insetto. Non so se l'avete percepito. Dio, quanto odio gli insetti. Vabbè, ora mi sento insetti ovunque. Comunque. Passiamo oltre, diciamo che due domande le saltiamo. Il tuo dolce preferito? Allora, io sono un'appassionata di cioccolato e di cacao fondente amaro, oltre della Nutella. Ma se devo pensare a un dolce al quale non riesco a rinunciare, cioè quando. L'esempio del ristorante, vado al ristorante, fine cena, mi dicono, cioè, questo dolce, questo dolce, questo dolce, me ne dicono anche tanti col cioccolato e poi a un certo punto dicono ricotta e pera, prendo la ricotta e pera. Sono una contraddizione in termini. Cioè, posso anche rinunciare, non so, alla sette veli col cioccolato, alla Sacher Tort, però quando sento ricotta e pera, ricotta e pera, mio dolce preferito. Allora, come chiameresti la tua pizzeria? Se questa domanda me l'avessero fatta qualche anno fa, avrei risposto da Maggie. La mia prima cagnolina, Maggie significa Margherita, quindi avrei potuto utilizzare il nome per indicare sia il mio cagnolino, quindi la pizzeria dove potevi trovare il mio cagnolino, che poi la Margherita come pizza. Ora ci aggiungerei forse Amélie, da Maggie Amélie, che si sta facendo il bidet. Non so se l'inquadratura la riesce a prendere, il frame riesce a prenderlo, sorvoliamo. Allora, personaggio italiano numero 1. Per quanto riguarda la storia o il personaggio televisivo? Oppure personaggio, non so. Probabilmente a questo punto direi, forse per onorare anche la sua memoria, Fabrizio Frizzi.
Mi ricordo quando ero piccolina e guardavo Scommettiamo che, adoravo guardare Scommettiamo che, a parte per le varie scommesse, ma proprio con la sua voce mi piaceva tantissimo. Sì, diciamo in onore Fabrizio Frizzi. Ristorante preferito? Allora. Se penso, il mio fidanzato mi dice ok, stasera andiamo a mangiare fuori, a parte che non entrerei in un ristorante, ma quanto in una pizzeria. Però se devo pensare al ristorante, mi verrebbe in mente ristorante di pesce, però non ne ho uno preferito. Diciamo pizzeria, una pizzeria qua a Salerno. E ne abbiamo girate tante. Forse la mia preferita al momento è Donna Margherita. Mi piace tanto la pizza che fanno, però ha un costo abbastanza elevato. Siamo alla ricerca di una nuova pizzeria un pochino più economica. Quale canzone italiana ti viene in mente? Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Non continua comunque Lucio Battisti, mi ritorni in mente, non tanto perché la stavo pensando, ma quando ho letto mente, subito mi è scoccata. Albero o presepe? Albero e presepe e tantissimi addobbi e tante lucine e tanto, tutto. Io terrei l'albero e il presepe tutto addobbato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Non smonterei mai l'atmosfera natalizia. In casa l'albero è prerogativa di mia sorella, quindi io non lo tocco nemmeno, non mi posso avvicinare, c'è un divieto scritto, tu qua non ti puoi avvicinare. Il mio compito durante le feste di Natale per addobbare la casa è costruire la base del presepe, quindi creare montagnelle, grotte, grottine, stradine, eccetera. Poi mio padre pensa all'illuminazione e alla messa dei pastorelli e io come tocco finale vado ad aggiungere muschio, erba e neve e questo è il mio compito. Poi aiuto a sistemare le altre luci per la casa, come possono essere quelle vicino alle finestre, al balcone, fuori al balcone e basta, perché poi il resto degli addobbi pure se ne occupa mia sorella, non vuole che ci avviciniamo e basta così. Sì. Però non potrei mai scegliere tra albero e presepe. Anche se avessi in prossimo futuro una casa così piccola dove non posso permettermi un albero grande, anche comprare un piccolo albero di 20 centimetri e la capanna, voglio entrambi, non riesco a rinunciarvi. Ok, video finito. Visto l'orario, forse ne riesco a girare un altro. Comunque, se vi va, vi lascio giù le domande come vi ho detto prima, magari mi rispondete con un messaggino. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio, mi sono messi i brillantini e le lucidabbra sulle mani e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!